Parte un progetto alla quale ho creduto da diverso tempo e sono riuscito anche a mettere in pratica attraverso corsi di formazione e mi sono accorto da subito che c'era un valore positivo a questo progetto, perché l'utenza in qualche modo era stimolata e sensibilizzata ad una maggiore attenzione sull'educazione del cane. Perché maltrattare un cane non vuol dire semplicemente tenerlo chiuso, cioè legarlo a una catena, ma vuol dire anche lasciarlo a se stesso, lasciarlo molto tempo in casa, e queste sono tutte situazioni che chi prende un cane dovrebbe sapere. Noi nel nostro vademecum che abbiamo scritto andiamo a ricordare tutti questi elementi per evitare problemi comportamentali del cane e soprattutto anche poi per mantenere una salute psicologica del cane positiva. E poi faremo degli incontri presso le circoscrizioni dove andare a poter divulgare tutte queste informazioni. Chiaramente l'obiettivo del progetto non è sostituirsi agli addetti ai lavori, a tutte quelle persone che lavorano sull'educazione del cane, ma andare a informare che esistono, in caso di problemi comportamentali, ma anche per l'educazione del cane, esistono tutte queste figure che possono in qualche modo essere d'aiuto a chi ha un cane in casa. Quindi grazie Michele, grazie a chi lavora per la città e grazie a chi vorrà partecipare a questi incontri, perché sappiamo che sono tanti, come veniva ricordato, i torinesi, non solo torinesi, che amano gli animali e amano avere in casa un compagno di vita, perché di questo stiamo parlando. Quindi speriamo che ci possa essere una grande partecipazione. Grazie.